Assistere a questo evento, ho accettato volentieri assieme a colleghi che hanno ascoltato di diventare. Io sarò veramente un bel saluto perché è un'iniziativa, quello che viene a vedere l'azione del parco archeologico di Montaigne, un'attività che è volta alla valorizzazione, al recupero del patrimonio culturale, archeologico, oltre che ambientale di questo territorio che è splendido. Basta girarsi attorno a questa visita ma che è affitto da 1001 problemi. E l'impegno della Procura di Torre Annunziata, soprattutto nell'ambito dell'attività diretta al recupero, alla valorizzazione del patrimonio archeologico di questo territorio, è diciamo un'attività diversificata che si muove nel solco del protocollo da tempo stipulato, poi di recente rinnovato con la direzione del parco archeologico di Pompei, in questa attività che è un po' una novità sulla scena nazionale e di cui andiamo anche orgogliosi, perché sostanzialmente si tratta del primo esperimento di archeologia giudiziaria, cioè un'attività che è dentro dei reperti archeologici e che ci ha visti protagonisti insieme nella scoperta del sito di Civita Giuliana, che ha portato anche a una sentenza esemplare di stato di conglomerato, tanto di quelli che sono stati ritenuti responsabili del trattamento di molti reperti archeologici, e che ha consentito attraverso questa attività sinergica di portare alla luce delle scoperte eccezionali, come la stanza di Cristiano, del Carlo, ormai c'è il Merlino, il Filenco, scavi di Civita Giuliana che sono ripresi, che operano, che stanno presentando, sono ripresi, sono visti questo giorno, che da lunedì sarà chiusa al traffico veicolare la strada che attraversa il sito di Civita Giuliana per la ripresa a pieno regime di scavi archeologici, scavi ovviamente da cui ripresi, vede protagonista la direzione del parco archeologico di Pompei, però che